Ciao a tutti ragazzi, salve, sono Harry e con il mio assistente Andrea stiamo per giocare al gioco, diciamo, dell'anno, The Last of Us. Sì, ok, come potete vedere iniziamo con un video dove vediamo il protagonista Joel. Che Joel è la bimba minchia, no? Sua figlia, bravo, la bimba minchia. La bimba minchia. Lui è bene. Sto cazzo. Flicco floc. Vai minchia, e va bene. Vediamo che cosa gli hai regalato. Cosa può essere? Un orologio. Sono un orologio. Così ho pensato che ti piace. Mi fa cacacazzo, però vabbè. Importante che segna l'ora. Alla bambina. Ora puoi iniziare ad aiutare il voluto. Sì, ti piacerebbe. Portarci due. Ok, ragazzi. Qui notiamo che Joel, come potete vedere, è single. Non si sa che fine abbia fatto la madre. Poi è un padre abbastanza premuroso e presente. Fino a quando una virus colpisce la città. E adesso vedete che cosa accade. Era un Trojan, no? Non era un computer, ma vicino a un Troia, un gran figlio di Troia. Esatto, bravo. Ho capito. Ok, ragazzi, a breve inizieremo a giocare. Perciò, pronti. Gioco io o giochi tu? Gioco io. Gioca tu. Ok. Che fai con la prima minchiata? Pronto? Sarà che la Telecom mi deve avvisare che mi sta... Pronto? Ah. Sarà, tesoro, corri a chiamare papà. E tu che minchia sei? No, ci sono degli stronzi. Minchia, non lo so la linea. Pronto? Aspetta, è morto. No, non ancora. Allora. Ma che è ubriaca? No, è addormisciuta. Allora, esploriamo. Esploriamo. Cavolo, mi muore. Non lo so se muore, allora vediamo. Con Cato che muore. Ma cazzo. Happy birthday, ciao caro. Va bene, ok. L'importante è che è il pensiero che conta, capisci? Bravo. Okay. Allora, siccome esplora, io. Esplora, siccome il computer. E dopo 5 video su YouTube, che no, queste cose a pagare. Ecco, bravo. Vabbè, tu non hai l'account VIP su Brothers? Ma vaffanculo, Andrea. Papà, ragazzo, sì, papà. Che bel cesso, nel vero senso della parola. Oh, un no. Giornale, aspetta, giornale, notizie di cronaca. Milan ha venduto primo giocatore, non riesce a togliere la palla dal piede a Robinho. Esattamente, ok. Inzaghi! Fuori! Inzaghi, fuori. Allora ragazzi, papà, come potete vedere, io, ma come la bambina stessa, ci stiamo un po' cagando addosso. Anche se mi hanno detto che questa è la parte iniziale, giusto? Ehi, segui, no. Che cazzo di stanza è? Sì, è la stanza di un uomo. Sì, no, andava subito. Mortacci, io me ne vado. Fanculo. Come mortacci? Fanculo a tutti. Hai sentito qualcosa? Oh, bravo. Non guardo? Non lo so, io non c'ero. Ok. Oh, sta giocando. Minchia, la polizia non è mai un buon segno in un gioco. Soprattutto ora notturna come questa. Beh, bella casa, no? Una notifica, WhatsApp sarà. Ti è scaduto l'abbonamento. Perché? Senza risposta. Su cool. Vediamo sei. Chiamami. Sto arrivando. C'è una voce che me lo impedisce. Quale? Il tuo credito di sito non è sufficiente. Ah, credito non è sufficiente? È pezzente, guarda la ricarica, no? C'è crisi. Basta bip. Vabbè. Guarda, questa sembra la ruota. Che c'è tipo, sembra lo sfondo che si vede in The Walking Dead. Ce l'hai presente? Sì. Che figo. Sto cazzo di cane, ma zitto. Allora, andiamo. Mortacci. Ah, è Joel. Ciao. E mignamo. Ciao.
No? No, ci dovrebbe entrare. Non avvicinarti alle porte. Ma perché? Papà, mi stai spaventando. Ok, io sto dietro. Faccio come dice lui. Chi è il Goober? Ah, è il vicino. Forse sono malati. Portacci. Oh, shh, non moderiamo le parole. Ovviamente non succederà nulla, ragazzi. Guarda, no, non penso. Oh, oh. Oh, oh. No. Merda. Oh, cazzo. No. No. Non mi ha sparato. Ascoltami, sta succedendo qualcosa di brutto. Dovevo andarci da qui. Mi hai capito? Sì. Giustamente. Dai. Ma non sono bravo a correre. Hai idea di cosa stia succedendo? Ne ho una. Lui che mi sto cagando sotto. Sei coperto di sangue. No, no, è pomodoro, che dici? La gente della città ha perso la testa. Possiamo andare via. È una specie di parassita. Mi dici che è successo? Più tardi. Più tardi, ora fa caldo. Andiamo. Come va, piccolina? Minchia. Sto bene. Sto bene. Hai visto uno che è morto davanti ai suoi occhi? Sto bene. Sì, certo. Io ho fatto 10 anni di psicologo. Sto bene. Vabbè. Avresti fatto 10 anni di psicologo? Scusami, uno che gli spara in testa, dal tuo vicino. Hai seguito un psicologo per 10 anni? Non è che lo facevi tu un psicologo. Perdona, mi sono un po' confuso a questo orario. Ecco. Ai ai. Il disagio sbarra l'autostrada. Ma quale autostrada? Quindi, in quanti sono morti? Parecchi. Forse tanti. 12. Una famiglia fatta pezzi in casa. Era 14. Già. Scusa. Mi tocchi la medusa. Uè. Ah, dai, fate gli scherzi. Si presume un gioco veramente bello. Non siamo un'unica città. Tra l'altro, Naughty Dog ha fatto altri bei titoli come Uncharted, se ne vogliamo citare uno. Anche Far Cry. Anche Far Cry, bravo. Mi sembra, sì, sì, Far Cry. Andiamo alla fattoria. Ia ia oh. C'era il mutuo da pagare, io che tristezza. No, certo che no. Mi sembra l'Italia, mi è sembrato un momento. Dicono che siano le persone in città, noi tutti. Hai ragione, è così. Siamo a posto. Quindi, ricapitolando. Ricapitolando, ancora non siamo, è nessuno. Siamo nella merda. Lo stai facendo? Guida. Hanno una bambina. Anche no. Non abbiamo spazio. Ehi! Hey, tira. Ehi, cani! Fermi! Ecco, cazzo. È tipo, vuoi che muoio? Sì, interessante. Dico, oh. Ma può essere io un complotto? Non ne ho idea. Ci sarà sicuramente Adam Canyon di me. Smetti a giambi. Secondo me è ghiacciante, secondo me. No dai, adesso basta, facciamo i seri. Va bene. Minchia. Non ho tutti la stessa cazzo di idea. Giustamente. Oh, oh. Ma poi scusa, 3.000 macchine avanti, vai da no, ma che bastardo sei, sei proprio un bastardo sei. Tacci tua. Ma c'è la macchina sporca di sangue? E lava la macchina. No, è pomodoro, che sangue, che fa? Andiamoci. Ci provo. Io la mio zio. E levati. Non possiamo fermarci. Non posso passarci sopra. Torniamo indietro. Ce ne sono anche dietro. Là, là, aspetta. Là. No, minchia. Oh. Che piacere. Minchia, ma che sfortuna, oh. Vabbè, ovviamente un capitombolo di quello pazzesco ci sta al primo livello di gioco. Quando mai? Papà, ti sei rotto l'orologio, davvero? No, sì. Dai, dai. Minchia! Ah sì, beh. Spacca sto vetro, tanto c'è Carglass che mi riguarda, l'assicurazione. Carglass si para, Carglass sostituisce. I soldi. Ovviamente usciamo e vediamo che c'è il devasto totale. Joel. Oh, cazzarola. Grande minchia con un mattone. Direttamente. Quindi dobbiamo scappare.
Però ora ci accorgiamo che la bimba minchia si è fatta male alla gamba. Ah, non posso. Ovviamente, sì. Oh oh, minchia, no, devo correre, devo correre, devo correre, devo correre. Oh oh, vai Tommy. Dai Tommy, fai strada, sei l'unico armato qua dentro. Mortacci tua, non ti fermare, stronzo. Fa culo. Scusate le parolacce, ragazzi, ma a quest'ora ci stanno. Perché è tardi, non so che cosa mi possa aspettare. E ho... minchia. Vai, corri, corri, corri. Andri, come ti sembra, certo, questo gioco? Usai in volto, sembra. Dei poveri. Madò. Un gioco come mi sembra? Sì, il tuo parere. Bello. Lo consiglieresti a chi sta guardando questo video o... Sì, sì, certo che lo consiglierei. A proposito, ragazzi, con GTA continuerò appena ho l'occasione. Intanto inizio The Last of Us, come vi ho detto. E questo è il primo capitolo. Ho deciso di giocarlo tutto quanto insieme a voi e... Tutto quanto? No, ovviamente lo dividerò in varie parti. Mi raccomando, consigliatemi soprattutto qual è la vostra strategia, se siete degli stealth, ovvero in silenzio, o proprio dei rumorosi che spaccano tutto. Tipo spacco bottiglia, ammazzo famiglia? Esattamente, bravissimo. Oppure se siete dei ninja che non vi fate notare. Tommy, sei l'unico armato. Tommy, sei armato. Tommy, ah beh, c'è Tommy. È arrivato un colpo, è un gridino. È morto, non l'avevi mai detto. Mortacci. Via, dove c'è il pub? Dove c'è il pub? Dove c'è il pub? Veloce. Senti, io l'uomo più sicuro della città, il pub soprattutto. Scusami. No. No, l'unico armato ce lo mandano via. Vabbè. La Madonna. Via, 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 via. Dai. Dai, ragazzi. Dai, questo, ragazzi. Secondo me questo muore. Chi muore? Lo zio Tommy. Zio Tommy. Ho questa strana idea, secondo me. Ma non te lo so dire. Oh, oh. Chiaro, corri, corri, Joel, corri. Dai, cazzo. Oh. Aspetta, che è successo? Ok. Qualcuno che ci aiuta finalmente. Sarà l'esercito, penso. Vediamo. Perfetto. Oh. Ci serve aiuto, e ti prego. Perché figlia, penso che abbia una guerra qui davanti a te. Ok. Noi siamo malati. Ho luci vivi qui sul pericolo dello sterno. Istruzioni? Papà, dice Tommy. Signore, c'è una ragazzina. Ma che bastardo. No. Oh, ma chi? Oh, Tommy. Mamma mia, un eroe, ragazzi. No, aspetta, non me lo dire. La bella minchia. No, va, è giusto. No. Che inizio di merda, cazzo. Momento con momento. Ma che inizio momento, di merda. Ci sono detto momento, ho detto. Momento. Momento. È un bombello. Bombello. Bom. Quindi come è finita? Quindi che vuol dire? Il primo episodio già... Dai, fai la persona forte, dai. Il primo episodio... Sei maschio, non piangere. Non è facile, La bimba è morta, no? Sua figlia, scusa. Ma è la figlia sua? Certo che era figlia sua. Ma sicuro sì. Normale. Non è che l'ha connificato la moglie. Ma che connificato? Ok, ragazzi. L'ultimo di noi. Questo. Noi sopravvissuti, che cazzo dici? Della sto fase, vuol dire l'ultimo di noi. Tieni. Ragazzi, ditecelo voi quello che vuol dire della sto fase, perché qui siamo in confronto con l'inglese di Andrea. Andrea, Andrea, con il mio compagno Andrea. Bene.
Quindi notiamo con piacere che questo non è un film di quelli che trasmettono sugli hard time, lo fanno magari, no, sul cielo. Sul cielo, sul cielo, certo, film quella horror. Tipo horror destination, sono delle catane. Esatto, bravo. Però quindi ricapitoliamo. All'improvviso c'è un'infezione che, come sempre, colpisce l'America, ovviamente. Vabbè, e tutte partono dall'America, proliferano, sì. Però vanno tutte dall'America, sì. Sappiamo. Sì, se andate in America, se viene qualche cosa, no, in America. Esattamente, bravo. E quindi c'è questo virus, e ovviamente già c'è stata la prima vittima, i primi vittimi sono stati... siamo in estate. In estate, hai visto? In estate, come ora... Joel. Joel, come stai? Ciao. Senti, bello del solito. Vent'anni dopo. Vent'anni dopo? Ed è identico. Non invecchiano. Minchia, no, come? Mamma mia. Mamma mia, quante volte è morto questo? No, nessuno. Non è ancora casa sua questa. No. No, si è trasferito, sa. La zia Tommy. La zia Tommy. La zia Tommy. Ebbene. Gli è tutta sua. No. Ho delle notizie interessanti. Dov'è finita Tessa? Quindi. Ah, non si chiama Tessa? Testa di cazzo che non l'avevo capito. Volevi che ti lasciassi in pace, ricordi? No. Quindi. Vediamo. L'affare è andato a monte e ti è scappato come vino. Quindi in pratica dobbiamo sopravvivere. L'affare è andato lì su come trovi. Abbastanza schederazione per un paese. Schederazione. Insomma. E quella come la spieghi? Sapete ragazzi, sembra tanto il film Io sono leggenda. Col fatto che però il protagonista, Will Smith, dopo che ha incontrato la donna, 3 giorni dopo è morto. Quando invece con il cane è sopravvissuto 3 anni. Sarà un segno? Ma non lo sappiamo. Giusto? Sì, però a me si effettivamente può anche essere molto divertente. Cioè, può anche essere molto divertente. Beh, peggio, è giovane. Non contano niente, quello che conta è che è Robert da viene guardati. Quindi, il nostro Robert. So già che un Robert dovrà morire, o perlomeno dobbiamo fargli il culo. Quindi ragazzi, mi raccomando, non mi spoilerate nulla, perché io questo gioco ancora non l'ho fatto e lo faccio insieme a voi. Perciò andando avanti non mi dite cosa c'è. Assolutamente. Se no vi veniamo a sentire a casa, spacchiamo bottiglia e ammazziamo la famiglia. Lascia stare. No, a parte gli scherzi ragazzi. Non ci spoilerate nulla, ma mi raccomando, dateci consigli su come agire, su come giocare e soprattutto su come possiamo andare avanti. Senza però ovviamente dici. Dici il finale del film che non so. Non è un film, non è un film, cazzo. Vabbè, è un gioco. È un gioco. Telefilm, dai. Però anche se con questo. Anche se con questa grafica sembra un film. Bene ragazzi. Bene ragazzi, con questo vi salutiamo. È finita la prima parte del video, vedo ovvero la prima parte di The Last of Us. È arrivate alle 30 visualizzazioni, caricheremo il secondo episodio. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, lasciate un pollice in su. Ciao a tutti, un abbraccio da Harry e Andrea. Ciao ciao.